Signore e signori, buonasera, benvenuti in questa nuovissima puntata di Chi vuole essere tirlionario? Sono sempre io, il vostro amato Jerry Crudi, facciamo entrare il primo concorrente della giornata. Avanti, vieni! Buonasera, buonasera gente, ciao a tutti, come state? Ciao belli! Bravi, buongiorno, buongiorno, buonanotte magari, ho anche sonno. Concorrente, presentati al pubblico. Ciao a tutti, il mio nome è Andrea e sono conosciuto sull'interwebs come Tearless Raptor. E dimmi Andrea, che cosa ti ha spinto a partecipare a Chi vuole essere tirlionario? Perché Jerry, devi sapere che a questo mondo ci sono due cose che mi piacciono, i quiz e i soldi. Quindi se posso fare soldi giocando dei quiz, la vita è bella, quindi giochiamo. Che intro del cazzo ho appena fatto, perché? Farà cagare tantissimo, per favore, Tiar, smettila. In tempi recenti sul canale ho portato diversi quiz di vario tipo, quindi qualora fosse interessati a recuperarne alcuni, vi basterà cliccare sulla i che apparirà in alto a sinistra. Porca puttana, la destra mi sbaglio ogni volta. Fatto sta che tutti quanti i quiz affrontati in passato erano concentrati solitamente su un unico argomento, mentre quest'oggi andremo a testare la nostra cultura generale giocando a Chi vuole essere milionario. Sono letteralmente andato sull'App Store e ho scaricato la prima app disponibile una volta inserito Chi vuole essere milionario nella barra di ricerca. Spero non faccia cagare. Nuova partita, cominciamo. Completare il titolo del film premio Oscar di Kevin Costner, balla coi cavalli, falchi, canguri, lupi. Vedo difficile ballare con i falchi perché, cioè, volano, a meno che non sia ballare con Anna Falchi e la sua famiglia. Ma no, era balla coi lupi. Dai, non perdere tempo, so che è quello. Bravo! Quale mese dell'anno ha preso il nome dal dio romano della guerra, Marte? Marzo, giugno, gennaio o aprile? Sì, ma queste qua sono domande da 50 centesimi, non da quanti euro? 200, per favore. Come si definisce una zona fertile in mezzo a un deserto? Atollo, oasi, duna, miraggio. L'atollo ha qualcosa a che fare con le isole, vero? Controlliamo. Google. So che la risposta è oasi, prima che diciate cose. Un atollo è una scogliera madreporica circolare che racchiude una laguna interna collegata al mare da canali chiamati pass. Gli atolli rappresentano il tipo più complesso di scogliera corallina sia per la morfologia sia per le origini. Ok, sono molto confuso. Fatto sta che la risposta è oasi, non ci devo neanche pensare. Semplicemente non sapevo cosa si trattasse la prima opzione. Chi è il poeta della cavallina storna? Ungaretti, Pigott, Pascoli o Bisoli? Pascoli, vero? Ti prego, non failarmi in memoria. Grazie, Tirlos. 5 anni di liceo classico per niente, porca puttana. Signori, questa qua è la domanda da 1000 euro. Se indoviniamo questa, abbiamo 1000 euro assicurati. Anche qualora dovessimo sbagliare. Che genere di musica canta la cantante Rihanna? Funky, pop, rap, rock. Ve le immaginate una cantante funky? Sarebbe bellissimo. Yeah, hai appena raggiunto la prima milestone. Milestone. Il primo traguardo, tradurlo in italiano, faceva schifo? Evidentemente sì. Quale elemento chimico prende il nome dalla parola latina che vuol dire arcobaleno? Rubidio, rodio, iridio, indio. Iridio, l'iride. Sì. È giusto. 2000 euro. Come si chiama la dottrina economica nata in Francia in contrapposizione al mercantilismo? Teocrazia, statismo, fisiocrazia, cartomanzia. L'unica che ha senso è fisiocrazia, ma non ho la più pallida idea di che cosa si tratti. Spero di non aver detto una stronzata, ok. Signori e signori, domanda da 8000 euro. Quale di queste annunciatrici televisive non è una veterana della Rai? Ma che minchia ne so io? Ma chi sono tutte queste persone? Paola Perissi, Nicoletta Orsomando, Fiorella Pierobon, Rosanna Vaudetti. Ma tre di questi nomi non li ho neanche mai sentiti. Questo qua è l'unico che ho sentito, quindi rispondo quello. Che cu... Ma esistono le altre persone? No, perché non ne ho idea. Chi tra questi giocatori è nato in Italia? Giocatori di calcio. Lorenzo Celny, Mario Gomez, Gonzalo Higuain, Thiago Alcantara, che è nato a Bari. Domanda da 32.000 euro. Perfetto, torniamo sul calcio, ma questa non la so mai. Che soprannome è stato dato a Edwin van der Sar? Firefox, Black Bear, Ice Rabbit o Golden Bird? Quindi, volpe infuocata, orso nero, coniglio di ghiaccio oppure uccello dorato? Uccello dorato sembra più un soprannome da pornostar, mentre gli altri non li so, quindi l'aiuto da casa. L'opzione è C. Mi fido, persona sconosciuta che ho chiamato a casa. Se è sbagliato... Quando torno a casa ti bravo! 32.000 euro, cazzo! Mi risolverebbero la vita. Che poi vabbè, tolte le tasse e tutto quanto, diventano 12 euro. Però, se vi offrono un Salmanan, dove vi trovate? In Canada, in Liguria, in Kazakistan o in Pakistan? Oserei dire in Pakistan?
Ma potrebbe essere sbagliatissimo? Uff. Uff. Vabbè. 32.000 euro che comunque me li intasco molto volentieri. Grazie. Dov'è che inserisco l'IBAN? Il mio IBAN. Ma io li voglio quei soldi, sono miei, li ho appena vinti a chi vuole essere milionario. Cominciamo da capo, magari l'IBAN ce lo chiederanno soltanto nel momento in cui riusciremo a rispondere esattamente alla domanda da un milione. Quindi, si riparte. Come si chiama l'incrostazione calcarea che può formarsi sulle pareti di un recipiente? What? Tartaro? Tartaro? Madre? Al tartaro. Grazie, ma non ti viene tipo ai denti? Vabbè, evidentemente i denti sono dei recipienti, ma facciamo finta di niente. Leopardi, ghepardi e linci sono tutti... Allora, il primo è un poeta. Gli altri due sono dei felini. Immaginatevi se fossero degli equini, quanto ridere farebbero. devo smetterla. Quale tra i seguenti non è un fungo? Il prataiolo, il chiodino, il piombino o il porcino? Il piombino, che è il porto di Livorno? Credo. I Toto hanno dedicato una canzone a un continente nell'82. Quale? Sì, era Archimede la risposta giusta. Ciao, Kamar, tranquilla, sto bene. Sono solo impazzito, il gatto è venuto a controllare come stessi. Ciao. Qual è il più alto vulcano attivo d'Europa? L'Etna. Ce l'abbiamo noi in Italia. Che bello, tutte quante le cose distruttive le abbiamo noi. Dai vulcani ai terremoti ai politici. Top cazzo. Come si chiamava la corrente letteraria a cui apparteneva Guido Cozzano? Decadentismo, espressionismo, crepuscolarismo, futurismo. Oh shit. Oh shit. Non vorrei dire una stronzata, ma sono abbastanza convinto che sia un poeta crepuscolare. Profe, se sta guardando questo video e sbaglio, la prego, non mi faccia del male. Sono anni che non vado a scuola, yes! Se siete nati il 27 marzo, di che segno siete? Porca merda. Queste sono le cose a cui non so mai rispondere. Io sono pesci, e pesci va da fine febbraio fino a fine marzo, intorno al 20. Dopo c'è l'ariete... La silenzio teocale di mio papà? Perché lo sapessi, non lo so, ma va bene così. Quante persone morirono nel suicidio di massa di Heaven's Gate in California nel 1997? Questa è una cosa fighissima da leggere, siete interessati? Ma non ricordo quante persone ci fossero. Se non sbaglio hanno lasciato viva soltanto una persona che da un lato doveva prendersi cura dei corpi morti mettendoli in determinate posizioni e facendo determinate cose con esse, dall'altro doveva continuare a portare avanti il messaggio di Heaven's Gate, cosa che sta tuttora facendo. Se siete interessati a queste cose qua andate a leggere perché è molto interessante. Però non ricordo quante persone fossero. No, 49 sono troppe, non era così grande, non erano quasi 50 persone, erano molto di meno. Usiamo il 50-50. 39-29. Nella run precedente, quando abbiamo usato un aiuto, ci ha detto che la risposta corretta era la C, quindi vado di nuovo sulla C. Scaramanzia totale. Che culo! Quale tra questi supereroi non è nella Marvel? Ecco, perfetto. Ora sono fottuto perché non conosco i supereroi della Marvel. Elektra non è il nome della tipa che presentava un programma su MTV anni fa e che era una figa da paura. Come si chiamava quella? Comunque, tra tutti questi, Alex Power sembra il nome di un supereroe di ottava categoria. Quindi secondo me è Alex Power, quello non della Marvel. Chi cazzo è Alex Power? Chiedo perdono a tutti quanti gli appassionati di supereroi DC, Marvel. Non me ne intendo un cazzo. Non mi interessano queste cose. Quindi sono ignorante totalmente. Ora me le lascio tutte quante queste domande fino ad arrivare di nuovo ai 16.000. Voglio assolutamente arrivare al milione. Ok, gente, siamo arrivati alla domanda da 64.000 euro. Eloonda è un villaggio di pescatori su quale isola greca? Partiamo malissimo. Non ne ho la più pallida idea. Cosa faccio? Chiamiamo a casa? Chiamiamo a casa. L'opzione è A. L'altra volta era giusto. Spero che il gioco non faccia il merda e mi dia l'opzione sbagliata. Top cazzo. Top cazzo. 125.000 euro. Quale di questi stili musicali unisce la musica folklorica del Punjab con quella pop occidentale? Il bhaji, se non sbaglio, è un piatto, tipo sono delle sorte di frittelline con la cipolla. Allora, ascoltatemi, può essere un ragionamento stupido, però i bhaji so che sono queste frittelline.
quantomeno credo. Per il resto invece, pensando al suono, Bhojpuri Music, Bhangra Music, Bhagavadgita Music, Bhangra è quello che suona meglio. Sarà il ragionamento più stupido della vita? Ma incrociamo le dita e speriamo. Non ci voglio credere. Che culo! Raga, mi rimangono 3 aiuti, devo rispondere a 3 domande per arrivare al milione. Ce la faremo? Non lo so. Match play è una delle due principali modalità di punteggio di quale sport? Merda. Badminton, sci nautico, golf, pallavolo. Oserei dire golf? Perché ci sono le partite che giochi a coppie, ma mi sa che le puoi giocare anche in squadre. Pallavolo non credo abbia due modalità di punteggio. Badminton neanche. Lo sci nautico non si fanno dei veri e propri match, ci sono delle gare. Quindi per esclusione io direi golf. Stiamo davvero per giocarci 250.000 euro così sulla base di un'assunzione? Non si dice assunzione in italiano, assumption in inglese però sì. Ci siamo capiti? Spero di sì. Oh, yes! 500.000 euro, signori, 500.000 euro. Come si intitola il film del 1938 sulla guerra d'Africa con Amedeo Nazzari? E qua. Non so bene cosa fare, potrei chiedere al pubblico, ma è pur sempre un film del 1938, quindi il pubblico potrebbe essere stronzo. Potremmo chiedere di cambiare domanda. Cambiamo domanda e speriamo bene. Quale squadra ha vinto la Coppa UEFA in edizione 1929-2000? Domande di calcio che so. Non chiedetemi per quale motivo io abbia questo ricordo, però sono sicuro al 99,9% che la Coppa UEFA nell'edizione 99-2000 sia stata vinta dal Galatasaray. Vediamo se la mia memoria... Oh, what the fuck! Yes! Domanda da 1 milione di euro! Dai che ci siamo, cazzo! Dai che ci siamo! Qual era il vero nome di Henry Houdini? Mi sa che la so, per un motivo ben preciso, ma ve lo spiego tra un attimo, perché vi voglio spiegare per quale motivo io conoscessi la squadra vincitrice della Coppa UEFA del 2000. Quando ero piccolo, andavo spesso a casa di mia nonna, e a casa di mia nonna c'è tuttora un almanacco gigantesco che comprende tutte quante le informazioni sul calcio italiano e sulle coppe europee principali, quindi UEFA, Champions League, ma anche le varie Intertoto. Insomma, ci sono un sacco di informazioni riguardo a tutte quante le stagioni dal 1960-61 a... il 99-2000. E mi ricordo che nelle ultime pagine c'era il Galatasaray che alzava la coppa. Quindi tutto qua. Per il resto invece, parlando di Houdini, nonostante il nome d'arte suoni francese, era bulgaro. Non bulgaro, ungherese, scusate. È nato a Budapest. Il cognome scritto nelle prime tre opzioni, Weiss, con due S, è molto tedesco. Mentre Weiss, con la Z al posto della seconda S, suona molto più ungherese. Quindi rispondo quello, senza neanche usare gli aiuti. Abbiamo vinto 1 milione di euro! Sì! No, le pubblicità però no. Che cazzo! Yes! Dove devo inserire le mie informazioni bancarie? Vaffanculo le scam! Yeah, hold up, what the fuck? Hey, bass in the trunk, yeah, shorty wanna fuck, but I'm busy getting bucks. If you know my fucking name, you know my music bumps. If you hate my fucking shit, you a motherfucking chump. Hey, ooh, yeah, damn, Billy stay high like a kite. Yeah, bitch, I blew up overnight.